Ciao a tutti, sono Andankar e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi mostrerò come pulire il filtro del rubinetto per aumentare la pressione dell'acqua. Ti invito a seguire tutto il video fino alla fine per capire come fare. Capita spesso che l'acqua dal rubinetto scenda con poca pressione dell'acqua. Questo può essere dovuto a diversi fattori, uno dei quali è il filtro del rubinetto, che può otturarsi con calcare, sabbia o ruggine. Pulire il filtro del rubinetto è un'operazione semplice che può essere effettuata in pochi minuti. Avvolgere il terminale del rubinetto con un pezzo di carta igienica piegata per due o tre volte, in modo da evitare di graffiarlo. Svitare il filtro del rubinetto con una pinza o a mano. Per svitare il terminale, devi girare facendo un po' di forza da destra verso sinistra. Ecco, cosa trovi una volta svitato il rubinetto: tanta sabbia, ruggine e incrostazione. Sono quelle che otturano il rubinetto facendo scendere poca acqua. Una volta svitato il terminale del rubinetto, trovi la guarnizione e il filtro, smontali in questo modo, e procurati un bicchiere e procedi in questo modo. Immergere il filtro, il terminale e la guarnizione in un bicchiere con aceto bianco. Lasciare per alcune ore o durante la notte. Togliere il filtro dal bicchiere e pulirlo con una spugnetta o un vecchio spazzolino. Sciacquare il filtro con acqua corrente. Riavvitare il filtro sul rubinetto, usando un pezzo di carta igienica piegata per due o tre volte. Ripetendo questa operazione ogni pochi mesi, potrete mantenere il vostro rubinetto sempre funzionante e con una buona pressione dell'acqua. Se il filtro del rubinetto è particolarmente sporco, potete usare anche un prodotto anticalcare. Se hai trovato questo video utile, lascia un mi piace e iscriviti al canale per altri tutorial. Alla prossima, ciao ciao! Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Non perdere i prossimi video, attivando la campanella.